Buongiorno ragazze e buongiorno ragazzi, inizio questo vlog, come potete vedere, on the go. Sono appena atterrata a Milano Linate, sono qui per un influencer trip e ho solo il bagaglio a mano per fortuna, quindi adesso vado direttamente all'uscita a cercare il mio autista. Ho trovato l'autista, stiamo andando verso la macchina. Ho preso una briochina con marmellata al volo, perché io non ci posso credere, ma in aereo alle 8:30 di mattina quello che ci hanno proposto era un panino con la cipolla e il tonno, che io, cioè, alle 8 di mattina veramente non ce la faccio. Ma non solo, il fatto che uno non mi andava di mangiare ovviamente un panino alla cipolla di mattina presto, ma due, tutti gli altri lo hanno fatto, quindi c'era questo odore di cipolla proprio in aereo, fantastico. È andato tutto bene con il viaggio, quindi sono contenta perché ero veramente, cioè avevo i minuti contati, quindi non potevo fare assolutamente ritardo, ma è il volo che mi ha prenotato l'azienda, quindi in realtà non ho avuto possibilità di scelta, ma è andato tutto bene. Abbiamo avuto tipo 10 minuti di ritardo, ma niente di che, quindi nessun problema. Sto raggiungendo il team di Corf, perché sono qui per Corf, e sono molto contenta di questo invito, perché è la prima volta che collaboro con questo brand. Già li seguivo e conoscevo il marchio, ma non li ho mai incontrati e quindi mi fa molto molto piacere conoscere il team Corf. E sarò qui in Italia per 2 giorni. Abbiamo un programma bellissimo sul Lago Maggiore, in dei posti stupendi, e l'hotel stasera è un 5 stelle meraviglioso che non vedo l'ora di vedere e di farvi vedere. E per la prima volta sono sul Lago Maggiore ed è stupendo. Di oggi è un primo gift di Anna. Stiamo esplorando l'isola superiore, scesi dalla barchetta, e qui è bellissimo ragazzi, mi sento super in vacanza, è stupendo, ci sono un sacco di queste viuzze piccoline, questi posticini deliziosi. Adesso stiamo andando verso il ristorante dove appunto andiamo a pranzo. Wow, che meraviglia, la vista toglie il fiato. È arrivato l'antipasto ragazzi, vi leggo direttamente dal menù di che cosa si tratta. È una frisella ai cereali con pomodorini, datterini, mozzarella di bufala, acciughe del mar Cantabrico, what? E cipolla di Tropea in agrodolce. Wow, e questo è solo l'antipasto ragazzi, cioè non voglio dire, ma non so come arriverò al dolce. Che meraviglia ragazzi, il pranzo con questa vista stupenda. Io l'ho mangiato. Ed è arrivato finalmente il mio primo, che sono i tagliolini fatti in casa con gamberi, pistilli di zafferano, ovviamente sto leggendo dal menù, e zucchero in fiore. Voilà. Ed è arrivato anche il secondo, e io ho preso la spirale di salmerino con salsa al burro bianco e patate al forno. Io che sto pensando che devo portare il mio ragazzo qua, perché è troppo troppo bella sta parte d'Italia che io non conoscevo, ma è bellissimo. Infatti vedo sempre l'ora 20 eccetera, però sì, effettivamente vedo che fa meno. Abbiamo finito il pranzo, io sto letteralmente rotolando, stiamo tutti un po' rotolando, sono assieme ad altri influencer tra l'altro, non vi ho detto, anzi sì, vi ho detto
è un influencer trip, quindi sono con altri influencer e con i ragazzi del team di Corf. E adesso stiamo andando di nuovo verso la nostra barchetta, che è sempre quella di prima, che ci porta su un'altra delle isolette, mi sembra sull'Isola Bella. Quello che facevano le nonne con le bambine, che era quello di annodare i fili di cotone per crearne le reti. Però il cotone è chiaro, la rete doveva essere rinforzata e mimetizzata nell'acqua, e quindi loro una volta al mese facevano cuocere le reti con, in realtà le immergevano in acqua bollente nella quale era stata preparata una miscela di bucce di castagna e di cenere. Questa immersione non soltanto le tingeva, ma permetteva la penetrazione del tannino, che diventava poi un antirepellente per repellente antiparassitario per quei mini parassiti dell'umidità che, se le sarebbero rosicchiate, avrebbero creato dei danni inestimabili. Allora, guardate com'è il posto, abbastanza grande. Immaginatevi un grossissimo paiolo che potesse contenere 600 litri d'acqua. Ma dove era? Scusa, sì, questo è il fornello. Adesso non hai capito? Sì, sì, ecco lì. Ma tu eri preoccupato perché mancava e quindi non potevi avere. Ti eri perso la parte iniziale del discorso. Eccoci la nostra barchetta. L'americano ha fatto la scuola al 66esimo piano dell'Empire. Prego. La parte più grande dell'isola è occupata dal complesso Borromeo, complesso che è costituito da questa casetta piccola e dietro il giardino monumentale. Ve lo dicevo già in barca, sono circa 200 camere, 25 al museo, le altre sono camere private, stanze a uso privato, archivi, uffici e abitazioni, ovviamente, della comunità. Questo palazzo è un palazzo di rappresentanza, quindi dall'inizio è stato concepito per essere utilizzato per mostrare e presentare la famiglia Borromeo. Perché noi conosciamo tutto? Dai, fatemi sapere, ditemi un po', cosa conoscete di Borromeo? Più niente. Ok, niente, perfetto, apprezzo la sincerità. Io mi associo. Non vai d'accordo? E i giornali del jazz? Ok, perfetto, sono d'accordo, queste pubblicazioni di elevatissimo livello culturale. Ma un paio di nomi, Beatrice, ok, Lavinia, perfetto. Loro sono le cugine del principe Borromeo, che è l'italiano undicesimo. Tutto inizia con l'italiano primo Borromeo nel XV secolo. Io durante la visita guidata vi racconterò come inizia tutto, vi parlerò solo ed esclusivamente dei Borromeo più importanti, anche perché sennò ci vorrebbero due mesi sopra e non ci vediamo. Wow, ma che meraviglia! Che noi oggi distingueremo in la veduta superiore Roma città, la veduta inferiore Roma Vaticano, in realtà sono state dipinte nel XVIII secolo. Quindi sono due vedute sulla città del Vaticano. Piazza San Pietro inconfondibile, da sopra, sopra invece abbiamo una veduta verso la Basilica di San Pietro. La vedete in fondo il cupolone? Sì, rimane sì. Sulla destra di quelle due, di quei due campanili. 130 dipinti che coprono praticamente ogni angolo di questa galleria, e adesso vi sedete comodi comodi perché li vediamo tutti uno. E ciò non avrebbe senso. Dobbiamo immaginare come la galleria
Borromeo, fondamentale per lo studio dell'arte italiana, infatti è l'unica che... E qui praticamente ci ha dormito Napoleone, in questo letto. Teatro Massimo. È stupendo. In inglese ti odio. Ma perché stai facendo in inglese? Aspetta, concordato in tedesco, no? Allora sì, ti posso ufficialmente contare tra di noi. Abbiamo incontrato questo pavone albino stupendo. Dai, fai la ruota. È bellissimo. Non avevo mai visto uno albino, devo dire che è qualcosa di pazzesco, sembra finto per quanto è bello. Ci stanno portando alla camera, siamo in hotel, la mia è la 404. È bellissimo questo hotel, magari vi farò anche un room tour, vediamo. Appena arrivata nell'hotel, mi hanno appena accompagnato nella mia stanza, perché praticamente questo hotel è tipo molto antico e quindi le stanze non sono facilmente raggiungibili, ogni ascensore va solo in alcune stanze, quindi un po' strano, non so se riuscirò a ritrovare onestamente la reception. Comunque la stanza è molto molto carina, anche se ci rimango solo una notte purtroppo, ma è molto carina. Subito davanti alla porta d'entrata c'è l'armadio, vi faccio proprio un room tour molto veloce. Questa è la stanza con questo soffitto altissimo, è molto carina, mi piace molto. E qui ho trovato un regalino da parte di Corf, ta-ta-ra, che già in realtà mi ha... ci ha dato questa busta strapiena di prodotti, in particolare i solari, quindi sono molto curiosa di vedere che cos'altro mi hanno regalato. E la stanza, appunto, super super principesca la definirei, mi piace un sacco questo arredamento, io lo amo. Preferisco di gran lunga questo tipo di arredamento piuttosto che quello moderno. Vediamo la vista. No vabbè, riesco a vedere il lago, che bellezza, wow. E poi qui c'è una specie di scrivania, lì ci sono tutte le cosine da mangiare, il minibar, gli snack, macchinetta per il caffè, presumo che qui ci sia, sì, il minibar e la cassetta di sicurezza, letto, altra finestra e da questa parte c'è il bagno. C'è una vasca da bagno. Molto carino questo bagno. Qui il lavandino, i sanitari. Queste sono le cosine dell'hotel. E io adesso mi lancio sul letto, ragazzi, perché sono in piedi dalle 6 di stamattina, quindi sono abbastanza stanca e vado a riposarmi un pochino, quindi ci vediamo dopo, prima della cena. Pronto, ho cambiato semplicemente il vestito e adesso vado giù alla reception, raggiungo gli altri e andiamo appunto a fare questa degustazione vini e poi a cena. Devo soltanto ritoccare un secondino il rossetto. È quello che indosso oggi, è il nude di Chiara Ferragni. No, per farle vedere come mi sono belli i capelli dopo tanto tempo, no, non è che non si perderà. Le stesse piante comprate dagli stessi paesi, ma si trovano poi su suoli diversi, cambia il vino. I sommelier sono appassionati, studiano, assaggiano, il famoso quarto livello, scherzo, ma sarebbe visitare le cantine, assaggiare i vini, quello permette proprio di ampliare la propria conoscenza teorica e alla fine riescono ad arrivare a riconoscere le caratteristiche dei vini semplicemente assaggiando il vino. Ho avuto la prova quest'anno a Venite di un importatore canadese, un master sommelier,
erano due nebbioli, era proprio un gioco che aveva organizzato questa produttrice, un nebbiolo zona calda zona fredda, cioè c'era un Barolo, un Boca e un Sangiovese zona calda zona fredda, un Chianti e un Brunello, e lui a un certo punto ha riconosciuto, ma sì, zona fresca, perciò sì, nebbiolo del nord, Alto Piemonte, poi c'è la Spezia, perciò c'è la Vespolina. La prima zona industriale italiana è stata la nostra, la parte del tessile in prevalenza, tutti i cashmere, l'Europiana, Colombo, soprattutto nella parte dell'Ede. È stata attribuita perché avevano già capito quei tempi, nonostante non ci fosse marketing, internet, eccetera, quanto fosse buono il vino che deve essere questi suoli. I suoli hanno un'origine particolare perché è un vulcano esplosivo, si parla per esempio di Campi Flegrei, piuttosto che di Vesuvio, l'Etna. I due dubbi l'Etna vivono, vedi la lava, eccetera. Invece i Campi Flegrei, come il nostro super vulcano, sono delle caldere gigantesche che scoppiano dalla mattina alla sera, cioè non avvisano, sono queste continue. E la nostra cenetta sarà qui, cioè ragazzi guardate che sogno questo posto. È arrivato l'antipasto, ragazzi, a parte che questo posto, vi faccio vedere, è bellissimo, con tutte le lucine qui nel verde, è stupendo, cioè io sono innamorata, veramente è troppo 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 bello. E ci è arrivato adesso l'antipasto, che è praticamente tutto quello che vedete qua in un unico piatto. E come primo piatto dovrebbe esserci, cioè in realtà gli altri hanno la lasagnetta di verdure, ma siccome a me non piacciono le melanzane, mi hanno portato, ho chiesto una semplice pasta al pomodoro. Gnam. Cin, comunque, cin. Siamo al secondo, abbiamo una grigliata mista con le patatine. Il profumino è buonissimo. Tornata nella mia stanza, mi si chiudevano gli occhi perché sono le 11:15, io sono in piedi dalle 6, penso di avervelo detto 70 volte in questo video che sono in piedi dalle 6, però se mi si tipo chiudevano gli occhi, stavo cercando di restare sveglia ma non ce la facevo più, quindi adesso mi strucco, mi cambio e vado a nanna perché domani abbiamo un'altra giornata impegnativa che inizia abbastanza presto, non prestissimo, quindi sono contenta. Quindi mi faccio una super 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 dormita. Tra l'altro quelli dell'hotel sono stati molto carini perché mi hanno lasciato anche questo biglietto di benvenuto che ho trovato una volta rientrata in stanza. Quindi mia family, vi do la buonanotte, vi mando un bacio gigante. Come al solito il nostro abbraccio non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!